Ciao. Ciao a tutte aliens, la situazione è alquanto imbarazzante, lo so, sono quasi più di 20 giorni che io non carico un video, quasi un mese ormai, sì, sono alquanto imbarazzata perché dicono tutti che, cioè, si pensa che sia molto facile e naturale fare video, ma non è affatto così, anzi, mi sento un po' imbarazzata perché non ho più confidenza con la videocamera. Infatti, a puntare le luci ci ho messo 3 quarti d'ora. Non so neanche se sono giuste, ma fa niente, andiamo avanti così. E, scusate la pettinatura molto casalinga. Non so ancora se mi sta bene questa pettinatura qua col ciuffo tirato su così. Boh, fatemi sapere voi. Comunque, i capelli non sono fatti bene perché sono a casa. E ce li ho quanto sporchi oggi. A posto. Comunque, ho delle buone scuse. Ho molte cose da raccontarvi. Però, come prima cosa, sto facendo troppe facce. Come prima cosa, volevo farvi vedere che ho fatto i capelli viola. Qua sotto. Il ciuffettino un po' sotto. E qua anche viola. Solo che adesso si sono schiariti, quindi sono misto tra fucsia e viola. Però a me piace veramente molto, è particolare e basta. Mi sa che me ne farò 2 ciuffi in più sul ciuffo perché mi piace un sacco. E ringrazio la mia parrucchiera, grazie Mary, ti voglio molto di bene. Sopportati i miei cambiamenti repentini da nero, fammi viola e altre cose. Me li volevo fare tutti viola, ma mia mamma, lei mi hanno fermata e ha fatto: ehi, è meglio di no. Quindi, ok, segui i loro consigli e sto zitta, anche perché se non me lo fanno loro da sola, io queste cose non me le faccio. Comunque, prima di iniziare questo video e spiegarvi tutto il... Posso iniziare? Già 2 minuti, però prima di spiegarvi tutto quello che è successo, voglio aprire una parentesi perché io so che dopo magari 5 minuti voi chiudete il mio video. Lo so. Allora mi riferisco alle piccole nerd o piccoli nerd del web. Ho bisogno di voi. Praticamente vi racconto un po' cosa è successo. Ed è anche questa una motivazione per cui non faccio più video. Ho aggiornato Premiere Pro CC, CC Pro, vabbè, l'ultimo che avevo astutamente craccato tempo fa con una crack, una cartellina. Non mi ricordo da che sito è quello il problema principale. Aggiornandolo è andata via la crack. E quindi praticamente l'ho aperto e mi chiede o il numero di serie o di avviare la versione di prova. Io astutamente non ho avviato la versione di prova, però non trovo più un modo per craccarlo, quindi craccarlo. Quindi voi potete aiutarmi, potete dirmi come posso fare, perché questo qua è un problema grave, perché io non riesco a editare video con iMovie. Cioè, non è che non ci riesco, è che ci metto delle ore perché lo conosco poco. Poi è un programma veramente, senza offesa per chi lo usa, ma secondo me è un programma veramente stupidissimo. E infatti il video del Professor, che è quello precedente, l'avevo editato con iMovie. E fate conto che dovevo uscire 5 giorni prima di quello che ho messo. Quindi immaginatevi. Vabbè. Però, quindi avrei bisogno di voi. Infatti, questo sono obbligata a editarlo con iMovie. Anche quello su di quel video polemica era editato con iMovie, infatti praticamente ho messo il video lì senza nessun taglio e l'ho esportato, fine. Uguali questo video farà uguale la stessa fine. Quindi vi prego aiutatemi, vi prego aiutatemi. Ok, da ora qua inizia il video semiserio. Allora, praticamente perché io manco? Vari motivi. Praticamente si sono esaltata. Sono esaltata in questo video molto bene. Praticamente si sono accavallate varie cose. Il problema principale è la scuola barra stage. Non lo sapevate neanche praticamente. Io avevo fatto un video in cui vi annunciavo il fatto dello stage, ma ero conciata di merda e non l'ho caricato. E quindi ho fatto finta di niente e sono passata oltre. Chi mi segue su Instagram o su Facebook di sicuro lo sa. Tutti i contatti sono nell'info box. Quindi, insomma, cosa stavo dicendo? Ho fatto lo stage. Allora, innanzitutto, la settimana prima dello stage ero impegnatissima con vari concorsi, quello del professor e anche quello di cartotecnica. Siamo arrivati secondi. Io vi c'è la mia best friends, Arin. Grandi. Ok, basta. 150 ordini per noi da smezzarsi, molto bene. Mi fa piacere che tu usi la motosega oggi, però insomma è tardi. Ormai sono le 8, 8:30. Questi sospiri sono del cane alle mie spalle. Io non vorrei dire, ma slash, eh? Basta.
quanto è carino. Basta. Oh mio Dio, questo video farà merda. Ma mi mancava nei miei video, fatti così, lo so. E quindi sono stata molto impegnata. Dopo quello ho iniziato subito lo stage, quindi preparati psicologicamente allo stage in un'azienda in cui io non ero mai andata. Avevo fatto solamente uno stage, per chi mi segue lo sa, l'anno scorso in regione. Solo che questo qua era uno stage nell'ambito in cui vorrei lavorare io, cioè un'azienda grafica. Era una tipografia, vabbè, faceva di tutto praticamente. C'era anche montaggio video, di tutto. E allora sono stata veramente molto impegnata perché facevo 8 ore al giorno e praticamente a tre quarti d'ora da casa mia. Quindi tra il viaggio, eccetera, tornavo a casa verso le 8 di sera. Ringrazio il cielo che mia mamma si sia presa la briga di accompagnarmi ogni fottutissima mattina a lavoro, perché dovevo farmi anche 20 minuti a piedi dalla stazione al lavoro. Quindi la mattina ero mezz'ora rincoglionita e mi ha aiutato lei, perché sennò dovevo svegliarmi ancora prima. Gran bordello, e quindi, tanto mi pulisco la mano dal fondotinta, e quindi sono stata molto impegnata con quello perché il sabato e la domenica spamparanzata sul divano, mi vedevo anche poco con Vice, quindi anche quella c'era di mezzo. E Vice ha lavorato invece al resto del Carlino, anche lui orari assurdi dalle 2 del pomeriggio fino alle 8 di sera, mi pare, a Villanova, quindi lontano. Lui abita a Bologna, quindi anche per lui è un po' lontanino. E quindi c'è stata questa settimana qua. Poi c'è stata questa settimana in cui praticamente io avevo quasi tutte le verifiche. Tutte verifiche, cioè una verifica e il resto erano interrogazioni. Quattro materie mi pare, dovevo essere interrogata, sì. Il problema è stato questo: che io ci sono andata di questa settimana 2 volte a scuola e poi non ci sono più andata. E voi mi direte: allora potevi fare video? No, praticamente mi è peso io. Anche la dottoressa l'ha detto, è un esaurimento nervoso, cioè io vi giuro. I primi 2 giorni ci sono andato, ho fatto la verifica di matematica, quindi quella me la sono levata, che era importante, più delle altre materie. Però il problema è che io stavo per andare a scuola e iniziavo a piangere come una fontana, mi veniva il vomito, poi tornavo a casa, dovevo studiare e non riuscivo a studiare. Vi giuro, a grandi attacchi di panico. Non riuscivo proprio. Fai conto che mia mamma si è spaventata e anche mio fratello, pure il cane. Di solito, ok, io sono molto emotiva, però veramente piangere così, ha detto che non piangevo da quando ero piccola, da quando volevo Slash. Fate conto che era un periodo di merda per me quando è arrivato Slash. Fortuna che è arrivato. E esaurimento nervoso assurdo, ragazzi. Io non mi riconoscevo più perché io di solito, cioè, sono stata brava a scuola quest'anno, no? Ho preso 3 insufficienze in tutto l'anno, che per me è tanto, sono stata pure bocciata 2 anni fa. Però vi giuro, io sono sempre stata, cioè, quando dovevo essere interrogata, bene, andavo ed ero interrogata, quindi non avevo grandi problemi, non ne ho mai avuti. Sempre l'ansia, mi prendeva l'ansia perché io sono fatta così. Prima delle interrogazioni, io ripeto 1000 volte le cose prima delle interrogazioni, e anche durante le interrogazioni una gran ansia, e anche prima. Quindi pensate, poveretto Vice, che mi deve sopportare, che è il mio compagno di banco insieme all'Arin, santi voi due, due santi. Attacchi di panico a casa, il vomito, ma piangevo, ho pianto per 2 ore intere con il singhiozzo, una rabbia. In più avevo le mie cose, si aggiungono alla che bella, che sapete che dopo l'intervento che ho fatto a gennaio le mie cose sono sempre non sono non regolari, però ho dei problemi di flusso, eccetera, per le donne che mi possono capire. Comunque non voglio entrare in questo discorso perché vorrei fare un vlog a parte in cui vi dico tutto quello che penso, quello che mi succede. Non è questo il vlog in cui voglio parlarvi di queste cose, perché ho anche smesso di prendere la pillola, ma vi voglio spiegare tutto dopo. Il punto principale è questo: che a me prendeva gli attacchi di panica appena aprivo il libro. Anche l'altro giorno ho aperto il libro di storia, sono stata a casa 2 giorni, ho aperto il libro di storia per studiare, niente, non ci riuscivo, iniziavo a piangere, provavo a farmi degli appunti, ce li ho anche, no, ce li ho nell'armadio, vabbè, provavo a farmi degli appunti di storia perché di solito se scrivo mi rimane tutto in mente, no? 20 minuti, 30 minuti, di solito dopo così almeno i primi 3 paragrafi mi rimangono in mente. Niente, zero. Grandi attacchi di panico, solo grandi attacchi di panico. Solo che penso sia per questo motivo che io ho paura che i prof, cioè ho paura di deludere i miei professori, in poche parole. È un discorso da secchiona, che vi giuro io non sono, però purtroppo è così. Io ho il terrore, ho il terrore.
Anche perché la prof di storia mi dava da esporre questo, esporlo, esporlo, Dio, devi esporlo alla classe, io, oh mio Dio, non mi restava niente, con cosa ci vado a scuola, come faccio ad esporlo, se, cioè, capite? Allora, niente, mi sono stata a casa sta settimana, adesso mi sto studiando le cose con calma, e basta. Lunedì fortuna c'è festa, quindi c'ho anche lunedì per rilassarmi, e martedì torno a scuola. Quindi mi sto un po' rilassando, però diciamo che non è per nulla facile per me. Per niente, totalmente. Infatti non, so che sembrano dei discorsi da secchiona di merda, però è così, mi dispiace. Non ci posso fare niente, ma mi condiziona la testa la scuola. O vado di merda e me ne frego, o vado bene e mi impapino per qualsiasi cosa io sbaglio. Ho il terrore di deludere, infatti tutti i prof mi dicono: ah, basta, Falferi, stai calma, perché è così, io sono agitata perennemente a scuola, non ci posso fare niente, non voglio deludere nessuno, soprattutto i miei genitori, soprattutto loro. Quindi, dopo che mio padre mi ha detto: stai tranquilla, rilassa, e mia mamma pure, il professore ha detto di stare tranquilla, di tornare quando riuscivo. Poi sono stata pure male, perché nel casino io potevo benissimo andare a scuola e dire: guardi, in Telegram la prossima settimana non ce la faccio, io non penso c'erano problemi, però stavo male fisicamente per colpa del mestruo del ciclo. Quindi, periodino proprio del cazzo. Fortuna che adesso sto meglio, sono più rilassata, adesso c'è di la vice, mia mamma tutto ok, domani mi sa che voglio registrare anche un outfit, se ci riesco, non lo so, perché vado a mangiare in un ristorante, mi sa che è un agriturismo. Con mia mamma, mio fratello e vice per il compleanno di mia mamma, che è stato giovedì, però vabbè, fa niente, dettagli. Lo festeggiamo domenica, così mio fratello non lavora a pranzo e possiamo stare tutti insieme. E niente, quindi questo è tutto. Ho tanti video da fare per aziende, infatti mi ammazzeranno, cioè dopo questa settimana nessuno mi contatterà più. Perché mi chiedono di farvi vedere i vostri prodotti, i loro prodotti, come sempre, dicendo sempre la mia, voi lo sapete. Quindi mi conoscete, io penso che quando mento mi si legga in faccia. Molte volte quando dicevo sto bene, nel periodo in cui stava male mia nonna, tutti mi dicevano: no, Sara, si vede che non stai bene. Nel periodo in cui è morta mia nonna, che se non specifico sembra un'idiota. Quindi buona, basta. Niente, questo era tutto. 13 minuti, sono una grande. Vabbè, io avevo bisogno di parlare, ho bisogno di spiegarvi che non è che mi sono grattata, che stavo qua a non far niente, a non far video, anzi ci stavo proprio male perché è un periodo veramente di merda con gli attacchi di panico. Fate conto che mia mamma ha dovuto dare dello Xanax più volte perché non riuscivo a controllarmi, non mi riconoscevo più, oltre al panico perché per la scuola, per quello che succedeva, per le ansie del fisico, eccetera. In più ci si metteva pure l'ansia che non mi riconoscevo perché questa non sono io. So se ho capito bene la cosa. Quindi anche adesso un po' ce l'ho, che a volte mi pigliano delle crisi, però sono più controllate. C'è un'ultima settimana, ce la possiamo fare, signore e signori, ce la possiamo fare e basta. Forse torno in stage, forse no, vedremo. Però questa volta forse mi pagano, speriamo. Perché mi ci sono trovata molto bene in questa azienda. Però insomma, essere pagati d'estate è molto bello, invece che farla gratis e passare le nostre vacanze in un'azienda, no? Però vabbè, sono stati molto gentili e li ringrazio tanto. E niente, questo appunto era il mio video, scusatemi tutto, come sono messa, no? Questo video sarà un po' video di merda, non. Insomma, tutti i miei video non è che sono impostati, ben fatti, sono sempre un po' fatti così a casaccio, però questo è un po' più di tutti, ecco, diciamo che sono conciata molto malino. Però vabbè, io vi mando un grosso bacione. E mi siete mancato un sacco veramente. Vi ringrazio tutti quelli che mi hanno scritto dove sono, dove ero finita, che mi state vicino, che comunque sia, anche quando su Instagram scrivevo: ragazzi, mi dispiace, non posso fare un video, sono molto impegnata, mi scrivevo tranquilla, basta che tu stai bene. Veramente le ringrazio tanto, le ragazze di Instagram, anche se non rispondo sempre ai commenti, vi ringrazio veramente tanto. E basta, fatemi sapere voi come state, come va, se va tutto bene. Qua in famiglia va tutto benissimo, adesso va tutto benissimo, vice tutto a posto. Vi mando un grosso bacione e alla prossima. Se mi sono dimenticata qualcosa, sappiate che tra un po' arriverà un video mega galattico. Mi sa quando finirà la scuola, così vi racconterò tutto. Arriverà un video vlog mega galattico in cui vi spiegherò tutto, vi parlerò di qualsiasi cosa. Un bacione. Ciao a tutte, Alias. Grazie mille.